sa benissimo che il comune di Messina, l'Arisme, sia a disposizione ed è a supporto di tutte le attività che dovranno essere svolte in relazione a quello che è il provvedimento di commissariamento. Rosaria Braccato, tempo stretto, buongiorno. Io vorrei sapere adesso ci sono i poteri speciali, c'è la legge, ci sono le risorse. In che modo e con che forma di cronoprogramma pensate di poter risolvere e in che tempi questa che è la vera tragedia della città di Messina? Le raccogliamo tutte e poi... Va bene. Okay. Altra domanda, ne raccogliamo un gruppo così si fa una risposta multipla. Buongiorno, buongiorno, Lucio D'Amico della Gazzetta del Sud. Ministro, è sicuramente un momento storico. Noi ne abbiamo avuto un altro nel 1990 con una legge speciale per Messina che diede 500 miliardi di vecchie lire, ma che aveva procedure ordinarie e quindi da lì ci fu questo cammino importante per la città che non portò però assolutamente allo sradicamento delle baraccopoli proprio perché i poteri erano ordinari e ci fu il conflitto di competenze tra enti e non si riuscì a realizzare. Questa intuizione, diciamo, dei poteri speciali, addirittura questa mossa che lei si è intestata, diciamo, del superare anche il passaggio in Parlamento è stata decisiva. Ora sicuramente ci si chiede se dando tutto l'aiuto e il supporto al prefetto e alla prefettura, che però ha anche mille altre incombenze ovviamente su ordine pubblico e altro, voi avete, diciamo, la certezza che si possa attuare secondo i tempi che il decreto impone, che sono tempi molto stretti, perché ricordiamo che un anno più due anni di eventuale proroga, ma in un anno già sostanzialmente si dovrebbe attuare lo sbaraccamento. Okay. Altre domande? Sì, buongiorno Ministro. Andrea Castorina, Messina Today. Quando è arrivata la svolta affinché questo problema, che per decenni, anche per dei meriti nostri, come ricordavamo prima, è rimasto a livello locale, e adesso invece di portata nazionale, insomma, ha avuto la strada libera in sede governativa anche alle Camere? Grazie. Caspanello, 7M. No, non sono Caspanello. Ah, no, avevo visto... Pardon. Vede Caspanello dappertutto. Mannaggia. Emilio Pintaldi, RTP. No, volevo capire se questa legge sia poi rifinanziabile, visto che 100 milioni appare davvero difficile che possano bastare per il risanamento della città. Se arriveranno altri soldi e come? Caspanello, Alessio Caspanello di Lettera N, stavolta sono io. Dal punto di vista operativo si proseguirà come ha fatto fino adesso il Comune di Messina, insomma è una soluzione che ha funzionato, di andare sul mercato e comprare degli appartamenti, degli alloggi, oppure diciamo la soluzione normale per un risanamento, che è quella di fare, insomma, delle case popolari, dei casermoni, dei complessi per lo sbaraccamento. Ministro, sono Zare Lulli, Messina in diretta. Voce. Sì, mi domandavo se in tempi abbastanza rapidi ci sarà una soluzione, diciamo, per sistemare queste famiglie, perché fondamentalmente questo è un problema di famiglie che sono disagiate. Quindi anche una soluzione temporanea che potrebbe essere, per esempio, quello di utilizzare delle strutture di altro tipo, come possono essere degli alberghi o qualcos'altro, per cercare, insomma, di sistemare. Il Covid ha peggiorato tutta questa situazione, che chi la conosce sa di cosa stiamo parlando. Okay. Altre domande? Sì, Alfredo Pecoraro dell'ANSA. Io volevo fare due domande. La prima, se il ministro ritiene che il ponte dello stretto alla fine si farà oppure no, visto che lei ha, insomma, un osservatore privilegiato. La seconda domanda invece è sul recovery plan. Volevo capire se da un punto di vista delle risorse, sappiamo che ci sono consistenti per il sud, qui il problema è sempre stato la spesa di questi fondi. Se da questo punto di vista come si sta ragionando a livello centrale? Benvenuto signor Ministro, benvenuto a Messina, sono Giuseppe Villari di Totomoto e le vorrei domandare, visto che questo caso del risanamento della baraccopoli sembra ormai già risolta,
cambio la domanda e le dico, visto il grande gettito di denaro che dovrebbe arrivare in tutta la nazione, sperando anche al sud, che ruolo avranno cultura e sanità nel progresso del meridione? Cortesemente, se possiamo sintetizzare sull'oggetto della conferenza, perché capisco, per carità, se ci sono altre domande, se no rispondiamola complessivamente. Qualche altra domanda di qualche altro collega? A posto. Allora, il presidente del consiglio comunale, prima di rispondere, vuole portare il saluto del consiglio comunale al ministro, l'ingegnere Claudio Cardini. Prego presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno ministro, io le porto il saluto del consiglio comunale. È un piacere averla qui, finalmente in questa città, oltre ai proclami si fanno i fatti. Mi fa davvero piacere che lei sia venuta qui a Messina di persona a portare questo grande successo che questo emendamento al decreto sostegni, che destina questi 100 milioni di euro per la città, per il risanamento delle baracche. Io intendo ringraziarla per quello che è stato fatto, intendo ringraziare anche, perché è importante, sembra retorico, ma l'unione secondo me fa la forza, e finalmente in questa città i deputati di Messina hanno unito gli intenti e le loro forze per arrivare ad una soluzione importante per la città. Quindi oltre a lei ministro, al sindaco e anche al consiglio comunale per l'attenzione che abbiamo messo, il sindaco in prima persona va riconosciuto senza alcun dubbio, quindi il consiglio comunale anche l'ha seguito in questa battaglia, i deputati di Messina hanno risposto, quindi io intendo ringraziarli anche, Pietro Navarra, che mi pare che avevo visto, Siracusano è qui presente, non vedo Duva, ma lo ringrazio anche perché l'unione degli intenti di questi gruppi politici ha fatto sì che poi si arrivasse a questo risultato. Quindi grazie davvero a tutti, io auspico che questa collaborazione continui senza personalismi, perché non saranno sufficienti queste risorse e Messina ha bisogno di tanto altro. L'attenzione del ministro si è vista ed è importante, e noi vogliamo continuare ad avere questo rapporto di amicizia con il ministro e di averla qua a Messina spesso. Grazie.